La principessa Beatrice potrebbe in teoria assumere un nuovo ruolo per conto della regina poiché si ammala, poiché altri membri della famiglia reale che di solito ricoprirebbero la posizione sono inabili, ha spiegato un biografo reale. Buckingham Palace ha annunciato domenica che la regina ha contratto il Covid e si isolerà mentre svolgerà compiti leggeri mentre si riprenderà. Ma sono state sollevate domande su come il ruolo del monarca possa essere continuato dopo la malattia, con l'autore reale Ugo Vickers che ha spiegato che la principessa Beatrice potrebbe diventare il prossimo consigliere di Stato. Ha spiegato che c'erano state 6 persone nel ruolo che mantengono gli affari della monarchia, ma ora esistono solo 2 opzioni praticabili e ha detto che la principessa Beatrice sarebbe tecnicamente l'opzione successiva a causa della linea di successione. Parlando a Good Morning Britain, il signor Vickers ha riflettuto sulla malattia della regina e su cosa significhi per la più ampia famiglia reale. Ha spiegato che i consiglieri di Stato normalmente sarebbero intervenuti, tra cui i principi William, Charles, Harry e Andrew. Tuttavia, a causa dei recenti eventi, Harry e Andrew non sarebbero stati in grado di svolgere il loro ruolo. Il signor Vickers ha spiegato, se il monarca non è in grado di svolgere le sue funzioni, erano 6 consiglieri, un tempo erano la regina madre e il principe Filippo, beh, non ci sono più. Quindi, come dici giustamente, è il prossimo nella linea di successione e 2 di loro fanno da quorum. Quindi, ovviamente, sarebbero il principe Carlo e il principe William, il principe Harry viene automaticamente escluso perché vive all'estero. E sono d'accordo con te sul fatto che se il principe Andrzej non si assume alcun dovere reale, è ridicolo suggerire che potrebbe essere un consigliere di Stato, quindi a un certo punto, probabilmente dovrebbero affrontare questo, nel qual caso la prossima persona, in teoria, sarebbe la principessa Beatrice che sarebbe perfettamente in grado di essere un consigliere di Stato.